Buonasera, devo riconoscere che la cornice del luogo è perfetta per il mio breve discorso. Questo suggestivo palcoscenico ci immerge nell'imponente ombra del passato che nutre e oscura il nostro presente e minaccia di eclissare il nostro futuro. E questo è Esattamente, uno dei temi centrali del mio romanzo Grand Hotel Europa, recentemente pubblicato in italiano dalla casa editrice Nutrimenti. Il protagonista di Grand Hotel Europa, uno scrittore come me, a un certo punto si imbatte in una manifestazione di separatisti e sovranisti di destra. Questa scena li ispira le seguenti riflessioni. Il separatismo deriva dalla nostalgia di tempi migliori che non importa se siano davvero esistiti o meno. È seducente pensare che la soluzione dei problemi di oggi si trovi nel tirare indietro gli orologi al giorno in cui quei problemi non esistevano ancora. Quello è il richiamo del populismo di destra, che per natura è nostalgico. Vengono create, fomentate, e ingigantite in soddisfazioni e paure, per poi presentare come soluzione un passato idillico e idealizzato. Dobbiamo tornare a chiudere le frontiere, reintrodurre la nostra cara vecchia moneta, far risuonare le nostre campane e chiudere le moschee, ripristinare il servizio militare obbligatorio, cantare l'inno nazionale e scovare dalla soffitta il nostro decoro di una volta e lucidarlo fino a farne un faro sfavilante nella notte buia. Che questo messaggio nostalgico trovi risonanza di massa in tutta Europa è un cattivo segno. Se una parte significativa e crescente della popolazione è pronta a credere che una volta tutto era meglio, possiamo a ragione parlare di un continente diventato vecchio e stanco. Che come un vecchio Fissa nel vuoto, senza attendersi più niente dal futuro, e ripensa ai bei tempi in cui d'inverno faceva ancora freddo e le estati non finivano mai. Non esiste dimostrazione migliore della tesi che l'Europa è diventata prigioniera del proprio passato. Ma quando l'Occidente sprofonda nella malinconia, Pensando al sole brillante che l'illuminava li quando ero allo zenith, la nostalgia non può, in alcun caso, essere il rimedio. Ma un romanzo nuovo va anche promosso. E per presentare Grand Hotel Europa. Il mese scorso ho avuto l'onore di essere ospitato alla festa dell'unità nazionale a Modena. Sebbene io sia un olandese, insensibile al fascino delle bancarelle, conoscevo la ricca e venerabile tradizione della festa annuale dell'orgogliosa Italia rossa, dove i socialisti... Con gnocchi fritti, focaccette e polenta, dimostravano ai golosi che il paradiso si poteva realizzare anche nell'aldi qua. Mentre per l'edificazione dei lavoratori si organizzavano anche alcuni dibattiti in un tendone in un angolo sperduto del festival, gli elettori della sinistra del bel paese si ammassavano in gran numero nella coda per il catering e a loro bastava un sgu uno sguardo goloso al menù per convincersi che questo paese stava andando nella direzione di un'alba rossa e di un futuro radioso. Quindi non vedevo l'ora di visitare la festa dell'unità nazionale a Modena. Ma era diversa da come mi immaginavo. L'area della festa a Ponte Alto, che si estendeva su una superficie vasta, era praticamente deserta. C'erano più bandiere con il logo del PD che persone. C'erano più locandine con la faccia del segretario Zingaretti che elettori potenziali. Volontari annoiati, con la mascherina appesa, si appoggiavano senza scopo contro il banco informazioni. Indossavano gilet colorati per distinguersi dalla gente comune, anche se resi del tutto superflui dal solo fatto di trovarsi presenti, che li distingueva più adeguata adeguatamente dalla gente comune. Affascinato. Passavo davanti agli immensi padiglioni dove centinaia di sedie e tavoli di plastica vuoti erano disposti in modo invitante e dove qua e là una persona anziana sedeva da sola a mangiare in un piatto di plastica e in un vuoto maestoso. Non c'erano urla di bambini alle giostre, non c'erano bambini. Un vecchio con un bastone passava davanti agli autoscontri che erano pagheggiati come modelli di una concessionaria fallita. La faccia più giovane che ho visto era quella del segretario Zingaretti sulle locandine. Splendeva di fiducia nel futuro, con lo sguardo rivolto verso l'alto, in un luogo dove solo a lui erano visibili le soluzioni di tutti i problemi dell'Italia. Potremmo dire che è stata colpa del, della pandemia, ma è ugualmente possibile che la pandemia lì a Modena abbia rivelato improvvisamente qualcosa che era rimasto a lungo assopito come una visione che in modo soprannaturale ha reso inconfutabilmente chiaro ciò che tutti in realtà sapevano o sospettavano da molto tempo. Quello che ho visto al Ponte Alto a Modena è stata la morte della sinistra italiana. L'area Recintata della festa lontana dal mondo civilizzato, non era un epicentro del potere, era una riserva protetta, dove pochi membri rimasti di una tribù un tempo potente potevano eseguire i loro antichi rituali senza disturbare il mondo moderno. Ho parlato con alcuni dirigenti della sezione locale del partito. Si gongolavano per gli intrighi e le dietrologie della candidatura locale, di cui erano lieti di informarmi che per convincermi che erano degli iniziati. Ma in quella riserva recintata non ho sentito una parola che avesse il minimo contatto con il mondo reale che viveva là fuori. Ho sentito parlare dei fantasmi che cercavano di continuare a credere di essere ancora tra i vivi. La festa dell'unità nazionale a Modena era in fondo una manifestazione di nostalgia. Qui nessun futuro è stato più sognato, qui si celebrava solo la nostalgia per il tempo in cui la sinistra poteva ancora credere di avere il futuro nelle sue mani. Se ci affidiamo a questa nostalgia di sinistra per combattere la nostalgia di destra, l'Italia deve prepararsi per tempi difficili. La nostalgia di destra è molto più allettante di quella di sinistra, perché la nostalgia di destra è rivoluzionaria, vuole il cambiamento, vuole spostare con forza indietro le lancette degli orologi per realizzare un passato da favola che potrebbe non essere mai esistito veramente. La nostalgia di sinistra, che vuole essere la risposta a questa domanda, è codarda e conservatrice, è cieca perché chiude gli occhi a qualsiasi tipo di cambiamento e si aggrappa freneticamente a quello che una volta era un'idea forse un po' meno straordinaria, che tutti i privilegi di sinistra dovrebbero essere scontati. Mentre i partiti di destra e di estrema destra sequestrano il dibattito pubblico con un odio a buon mercato, rosari, e appelli feroci per arrestare la globalizzazione gli ex rivoluzionari della sinistra inciampano nel manto regale divorato dalle tarme da chi dà per scontato di avere ragione ciò che manca alla sinistra è la visione la loro presunta superiorità morale per loro è sufficiente Ciò che manca alla sinistra sono gli ideali. Sebbene i socialisti abbiano praticamente inventato gli ideali con la loro alba rossa e la lotta per l'utopia socialista, da qualche parte lungo la strada, durante la loro lunga marcia attraverso le istituzioni, sono diventati reggenti pallidi, che non hanno altri ideali che la conservazione delle loro potrone. Se chiedi anche a un convinto e appassionato sostenitore del populismo di estrema destra la sua visione per il futuro del paese, del continente e del mondo, è probabile che otterrai una risposta. Pertanto è meglio non farlo. Se invece chiedi a un Conscienzioso e responsabile, leader della sinistra, come vedi il futuro, scoprirai che. A questa, questa domanda, sarebbe pasticciare come prima. Se insisti sui diritti dei lavoratori. Suggerirebbe il volantinaggio nei cantieri navali. E, se tu hai il coraggio di fargli notare che ormai è arrivato il ventunesimo secolo, che i lavoratori non esistono più che tutto il lavoro pesante è stato esternalizzato ai paesi di basso reddito, che i cantieri navali e le navi stesse inquinano, che tutti i portuali ormai votano lega e che nel ventunesimo secolo sono state inventate strategie di comunicazione più efficaci del volantinaggio, salirà sulla sua macchina blu con uno sguardo arrogante che vuole irradiare la sua superiorità morale. E si recherà alla riunione dei dirigenti del partito per negoziare sulle liste dei candidati. La sinistra ha abolito i suoi ideali negli anni 90, quando la nuova destra non era ancora nata, quando tutto sembrava essere evidente e quando l'utopia socialista sembrava essere compiuta, almeno per i dirigenti. Leader socialisti come Tony Blair e Wim Kok hanno parlato della terza via. Bisognava sclorarsi di dosso le piume ideologiche per non ostacolare troppo i dirigenti socialisti nell'esercizio del loro potere. Il capitalismo è stato accolto come una necessità e da allora il diritto di esistere dei partiti di sinistra si è basato esclusivamente sul loro passato e abbiamo bisogno della sinistra ci sono tante battaglie da combattere forse più che mai stiamo iniziando a capire che il capitalismo è un sistema intrinseco sempre meno giocatori vincono sempre di più a scapito di sempre più perdenti insostenibile in teoria e responsabile in pratica della distruzione del nostro pianeta. Ci sono rifugiati da accogliere e lo Stato costituzionale democratico da difendere, ma i partiti di sinistra non riescono a portare tutti questi temi urgenti alla ribalta come una storia coerente e entusiasmante. Posso anche formularlo con le parole di Wallace o Inca, che sono il motto di questo festival. L'umanità deve fare una scelta. È chiaro che questa scelta che l'umanità dovrebbe fare in questo momento non può essere ispirata dalla nostalgia. Né la nostalgia militante della destra né l'impotente nostalgia della sinistra sono in grado di ispirare la scelta necessaria. Mi rivolgo a voi come un visionario. Questo è il mio compito stasera. Così è stato formulato l'invito a questo festival. L'organizzazione visionario. Ora vi dirò una cosa. Per questo sono la persona giusta al posto giusto come del resto tutti gli altri scrittori con cui ho il privilegio di condividere i palcoscenici di questo festival. Quando la mancanza di visione e la mancanza di una nuova storia avvincente sono il problema, c'è bisogno di scrittori. Quando i nostri politici per impotenza o malizia ritornano a rimuginare vecchie storie, gli scrittori possono ispirare a trovare un'alternativa con nuove storie. Anche se ciò non si riflette nel nostro reddito, costituiamo una professione cruciale perché siamo in grado di trasmettere ispirazione e se l'umanità vorrà mai cambiare il mondo non rimarrà senza ispirazione. Questo dono si accompagna con una grande responsabilità. Scrittori e poeti devono essere consapevoli del loro dovere di sognare. La società non può esistere e prosperare senza i loro specchi e panorami e questo più che mai in questi tempi incerti. Non sto dicendo che i poeti dovrebbero contribuire a scrivere il programma elettorale del PD, anche se questo potrebbe essere l'unico modo per ottenere un buon risultato alle urne. E neppure voglio imporre agli scrittori l'obbligo di produrre solo prosa ferocemente impegnata da oggi in poi anche se andrebbe a soddisfare un bisogno. Trovo infatti difficile immaginare cos'altro dovrebbe scrivere uno scrittore in questi tempi decisivi. Proprio come aiuta personalmente me quando devo pensare a tenere una pena in mano, così aiuta la società instabile. Ascoltare con attenzione il graffio delle penne dei loro scrittori. Noi scrittori dobbiamo essere consapevoli e non smettere mai di fantasticare la verità, perché il futuro dipende dalle nostre fantasie. Ma mi rendo conto che questo appello mi rende vulnerabile all'accusa di nostalgia. In quanto sembro desiderare di tornare indietro in tempi in cui la letteratura aveva ancora autorità. E comprendo che l'imponente secolare impostazione del mio discorso non aiuta a liberarmi da questi sospetti nostalgici. Ma il fatto è. Che i tempi incerti richiedono una visione e ci vuole fantasia per sfuggire alla morsa del passato e alla nostalgia del passato e iniziare a immaginare un futuro. La letteratura può aiutarci a vedere dove siamo e a immaginare dove vogliamo andare. Ecco perché la letteratura è indispensabile. E questo non è un sospiro nostalgico, ma un'osservazione di estrema attualità. Grazie per la vostra attenzione.